In questa serie di due puntate imparerai a programmare passo passo uno sparatutto in prima persona, ambientato in una location horror con mostri terrorizzanti, fra cui Giorgia Meloni, Zeb89 e tanti altri. E a fine video ti mostrerò come esportarlo per giocarlo su qualsiasi PC. Useremo Unity, il miglior software per realizzare videogiochi. Rechiamoci al sito ufficiale, link in descrizione, e prepariamoci a sprigionare la nostra creatività. Clicchiamo Download for Windows e mentre Unity scarica, approfittiamone per cliccare sull'omino e creare il nostro Unity ID. Possiamo usare la nostra email o un account Google, Facebook, eccetera. Completato il download, lanciamo l'installazione, che è semplicissima. Al termine si avvierà Unity Hub, se no avviamolo pure manualmente. Clicchiamo su Accedi per connettere l'account definito poco fa. E pensavi di aver finito con le installazioni? No. L'hub che abbiamo installato serve a gestire account, progetti, licenze, ma è Unity Editor che ci permette di creare videogame. Installiamolo subito, attivando anche la licenza personale. Finita l'installazione, manca un ultimo passaggio. Clicchiamo sull'ingranaggio e su Add Modules per installare Visual Studio, l'ambiente di sviluppo per scrivere i codici di programmazione. Assicurandoci che sia selezionato, premiamo Continua. Accettiamo le condizioni e clicchiamo Installa. Dopo alcuni istanti nel wizard di installazione, aggiungiamo il pacchetto Game Development with Unity e premiamo Install. A fine installazione possiamo accedere al nostro account Microsoft se ce l'abbiamo, ma non è necessario. Vi consiglio però di scegliere il tema scuro per la salute dei vostri occhi. E abbiamo finalmente completato le installazioni e siamo pronti a creare il videogame. Torniamo al hub di Unity e sulla scheda Progetti scegliamo Nuovo progetto. Poi nella sezione Core scegliamo 3D Core per creare un nuovo progetto 3D vuoto che possiamo chiamare Sparatutto o FPS Horror. Salviamolo su una location a piacere e premiamo Crea progetto. Ottimo! Ecco Unity Editor che si apre mostrandoci un mondo 3D ancora vuoto, pronto per essere popolato dalla nostra creatività. Prima di dimenticarci, andiamo su Edit, Preferenze, External Tools e come Script Editor selezioniamo l'appena installato Visual Studio. Bene, ora iniziamo a creare il gioco. Innanzitutto abbiamo bisogno di un mondo 3D che ospiterà il giocatore. Se sei pratico puoi crearlo tu stesso con software come Blender o Maya. Oppure, se vuoi vita facile, aprire l'ottimo Asset Store di Unity, link in descrizione, per accedere a centinaia di mondi e personaggi pronti all'uso. Per il nostro gioco sceglierò un ambiente gratuito chiamato Decrypt Dungeon Light. Eccolo qui, è bello tenebroso. Premiamo il pulsante Aggiungi ai miei assets e clicchiamo Apri in Unity. Eccolo che appare su Unity Editor. Clicchiamo Download e una volta scaricato importiamolo nel nostro progetto. Lasciando tutti gli assets selezionati, clicchiamo Import. Potrebbero apparire degli errori, ma nulla di preoccupante. Sulla scheda Console cancelliamoli con Clear. Ora chiudiamo il Package Manager e siamo pronti per aprire l'ambiente. Alla scheda Project vediamo la cartella importata. Entriamovi, andiamo su Example e apriamo la scena Demo Scene. Ecco che compare una tetra e misteriosa struttura. Esploriamola subito! Per muoverci nella scena di gioco possiamo tenere premuto il tasto destro del mouse e muoverci coi tasti W, A, S, D, proprio come in un gioco in prima persona. Guardate che spettacolo! E pensare che è gratuito. Il dungeon si articola su due piani. Direi di intrappolare il giocatore qua giù nelle segrete, insieme ad orribili mostri. L'unica via di fuga è proprio questo varco che porta alle scale. Sbarriamolo subito! Possiamo prendere una delle porte a sbarre già presenti. Ad esempio questa. Selezioniamola ed ecco che a destra nell'inspector appaiono i dettagli della porta, ovvero il nome e i vari componenti annessi, fra cui il componente transform, che definisce posizione, rotazione e dimensione della porta. Se ad esempio clicchiamo sulla coordinata X e trasciniamo, ecco che la porta si sposta. Portiamola subito lì al varco. Possiamo usare anche le tre frecce colorate. Postiamola tutta in fondo. Ora avviciniamola alla parete. Eccola qui. Se siete pignoli potete scrivere direttamente le mie coordinate. Ma c'è uno spazio qui a sinistra. Allarghiamo la porta lungo l'asse Z. Perfetto! Visto com'è semplice modificare il mondo di gioco? Ora il giocatore non ha proprio scampo. Ma a proposito, dov'è il giocatore? Non l'abbiamo ancora aggiunto. Procediamo subito. E se il video è di tuo gradimento, lascia un bel mi piace. Così capirò che ti interessa la seconda puntata e la realizzerò appena possibile.
Nella gerarchia a sinistra, cliccando tasto destro, creiamo un elemento vuoto, che chiameremo giocatore. Eccolo che compare. Posizionalo dove preferisci nell'oscuro corridoio. Io lo posizionerò all'incirca qui, alle coordinate meno 15, meno 9 e 22. Bene, ora che il giocatore è presente, direi di provare ad avviare il gioco. È sufficiente premere il tasto play e... Beh, sinceramente mi aspettavo di meglio. Come vedi, Unity si è spostato dalla scheda scena alla scheda gioco. Ma non si vede una ceppa, perché non c'è ancora nessuna camera nella scena di gioco. Allora usciamo dal gioco ripremendo play e aggiungiamola subito. Tasto destro, camera. Facilissimo. Ora, in un gioco in prima persona, la camera non è fissa in un punto dell'ambiente. È attaccata al giocatore, come se fosse la sua faccia. Infatti, la camera si muove sempre insieme ad esso. Allora, attacchiamola al giocatore trascinandola su di esso. E magari chiamiamola faccia. Ecco, azzeriamo le coordinate per posizionarla nello stesso punto del giocatore. Basta premere i tre puntini sul componente Transform e scegliere Reset. Ottimo! Si inizia a vedere un'anteprima interessante dalla camera. Riavviamo il gioco? Bellissimo! Grazie alla camera vediamo il mondo di gioco in prima persona come se fossimo dentro. Starei a guardarlo per ore. Ok, basta, mi sono stufato. Tra l'altro mi sento un nano. Il punto di vista è un po' basso, non credi? Allora selezioniamo la faccia e spostiamola più in alto. Bene, con Y pari a 1 va meglio. Ora usciamo dal gioco e... Caspita, ma Y è tornata a 0. Unity, ci stai prendendo in giro? Ma no, è solo che le modifiche effettuate in fase di gioco, Unity le considera come test provvisori. Se vogliamo che permangano, dobbiamo effettuarle fuori dal gioco. Ecco qui. Bene, ora ragazzi, un gioco in cui si guarda e basta. È già bellissimo, per carità. Ma sarebbe ancora meglio potersi muovere, no? Conferiamo subito al giocatore l'abilità di spostarsi. E non dimenticare di iscriverti al canale per imparare a creare videogames, app ed altri software col potere della programmazione. Ebbene sì, siamo pronti ad usare il nostro primo codice. Innanzitutto aggiungiamo al giocatore un componente chiamato Character Controller, che ci aiuterà a gestirne il movimento e le collisioni. Il cilindro verde è proprio il collider, come se fosse il corpo del giocatore che andrà a collidere contro gli altri oggetti. Direi che va regolato, dato che non arriva fino al pavimento. E in questo modo il giocatore sorvolerebbe gli oggetti più bassi, come questi barili ad esempio. Perciò aumento l'altezza del collider a 3. Bene, ora dedichiamoci al movimento. Ho preparato uno script per tale occasione. Lo script e tutte le risorse che userò te le lascio giù in descrizione. Puoi aggiungerlo alla cartella assets del progetto semplicemente trascinandolo. Ed ora non resta che connetterlo al giocatore. Puoi impostare la velocità del giocatore e la sensibilità del mouse. Io mi trovo bene coi valori 8 e 200. Riavviamo il gioco e... Fantastico! Possiamo muoverci nel sotterraneo. E le collisioni funzionano benissimo! Fin troppo bene! Fatemi uscire, maledetti sviluppatori! Aspetta, gli sviluppatori siamo noi. E a proposito, se vuoi diventare sviluppatore professionista, trovando il lavoro dei tuoi sogni in pochi mesi, contatta Epicode, il career accelerator numero uno in Italia. Link in descrizione. Bene, ora, se sei particolarmente curioso, ti starei chiedendo, come fa questo script a conferire movimento al giocatore? Cosa si nasconde al suo interno? Beh, essendo uno script un po' complicato, te lo spiegherò nella seconda puntata. Ma non temere, già oggi metteremo mano a codici di programmazione, partendo però da comandi molto semplici e crescendo progressivamente. Prima però manca una cosa fondamentale. Come dici? Un bazooka che lancia granate a forma di avocado? Che stai dicendo? Ma cosa c'entra? Cioè un bazooka che lancia... Caspita, ma è geniale! Sull'Asset Store cerco Low Poly Weapons Volume 1 e filtrando per asset gratuiti, eccolo qui! Un arsenale di armi che comprende uno splendido bazooka. Aggiungiamolo agli asset, apriamolo su Unity e importiamolo. Entriamo nell'archivio importato e nella cartella Prefabs. Guardate quante armi! I Prefab in Unity sono degli oggetti che, una volta creati, possono essere riutilizzati quante volte vogliamo nella scena di gioco. Prendiamo il
prefab del bazooka e trasciniamolo nella scena. Eccolo qui, magro e minaccioso. Attacchiamolo al giocatore perché si muoverà con lui, più precisamente alla sua faccia. Così ruoterà con essa, mirando dove guardiamo. Ora resettiamo la posizione del bazooka per farlo coincidere con la faccia e adesso voglio capire come lo vedrà il giocatore. Posso avviare il gioco o anche solo cliccare sulla scheda game. Beh, direi che il bazooka ci sta trapassando. Allontaniamolo e... Oddio, è puntato verso di noi! Ruotiamolo, wow! E direzioniamolo a dovere. 5 minutes later. Bene, direi che così mi garba. Se vuoi posizionarlo come me, puoi pausare il video adesso e copiare le coordinate. Fantastico! Camminare per il dungeon con lanciarazzi in mano mi dà già più sicurezza. E ora arriva il bello. Voglio che, cliccando col tasto sinistro del mouse, venga sparato un proiettile un po' speciale. Sull'asset store cerco low poly fruit pickups. Eccolo qui. Una volta importato l'asset, entro nella cartella e fra i prefabs scelgo un bell'avocado come proiettile. Caspita, ma è gigante! Modifichiamo il prefab, riducendo a 30 circa tutte le dimensioni. Ecco, così va meglio. E posso cancellarlo dalla scena. Ora, per far sì che l'avocado venga sparato dal bazooka, devo creare uno script che possiamo collegare al bazooka, poiché è da lì che uscirà l'avocado. O, per essere più precisi, dobbiamo collegarlo alla bocca del bazooka. Creo allora un nuovo elemento vuoto, che chiamo bocca bazooka. Collego anch'esso alla faccia, reseto la transform e lo sposto in corrispondenza della bocca di fuoco. Benissimo! Ora creiamo finalmente il nostro primo script. Aggiungiamo alla bocca il componente nuovo script, chiamiamolo shooting, e clicchiamo crea e aggiungi. Apriamolo con doppio clic ed ecco che si apre l'ambiente di sviluppo Visual Studio precedentemente installato. Come vedi è già presente del codice, con dei comandi che Unity ha gentilmente predisposto per noi. Il linguaggio è il popolarissimo C#. Se non lo conosci non preoccuparti, vedremo ogni istruzione passo passo. E a fine video, per apprenderlo meglio, potrei dare uno sguardo al mio tutorial su C#, link in descrizione. Bene, ora focalizziamoci sulla funzionalità che vogliamo implementare. Vogliamo che al click del mouse venga sparato un avocado, ma cerchiamo di essere un po' più dettagliati. Dobbiamo controllare se viene cliccato il mouse. Se sì, creare un proiettile e infine assegnare una forza al proiettile affinché venga sparato in avanti. Tutto ciò deve essere fatto non una volta sola, ma continuamente durante il gioco. A tal proposito ci viene in aiuto il metodo update, che come Unity suggerisce viene eseguito ripetutamente durante il gioco, una volta per ogni frame. Il metodo start invece viene eseguito solo una volta, appena l'oggetto nasce nella scena di gioco. Ora non ci serve, cancelliamolo. È nel metodo update che scriveremo la nostra logica di sparo. E attenzione, queste tre istruzioni che ho scritto sono solo dei commenti, ovvero dei testi che non hanno alcuna funzionalità. Infatti, qualsiasi riga preceduta da doppio slash viene completamente ignorata dal C#. Perciò adesso scriviamo qualcosa che funziona davvero. Per verificare se si verifica una condizione, scrivo se, in inglese if. Fra parentesi tonde inserisco la condizione da verificare. Nel nostro caso, se il giocatore sta dando un input, precisamente se sta cliccando col mouse. Accediamo allora alla classe input e usiamo il metodo getButtonDown per vedere se viene cliccato il tasto sinistro del mouse, che si indica con fire1. Fire1 è una stringa di testo e in quanto tale va scritta fra doppi apici. Bene, ora apriamo parentesi graffe e inseriamo all'interno le istruzioni da eseguire se viene cliccato il mouse. Per creare un proiettile o qualsiasi altro oggetto di gioco uso la funzione instantiate, passandole come argomento l'oggetto da creare, che è il proiettile, bullet. Ogni istruzione in C# deve terminare con punto e virgola. Visual Studio evidenzia bullet come un errore, perché è un termine che non conosce. Si tratta infatti di una variabile che non abbiamo ancora dichiarato. Per dichiararla, vado subito prima del metodo update e scrivo il tipo di variabile, GameObject, perché si tratta di un oggetto di gioco, e il suo nome, bullet, punto e virgola. Dichiariamola pubblica, così potremo valorizzarla nello Unity Editor. Ora ti faccio vedere. Salviamo lo script, torniamo all'editor, ed ecco che è comparsa la variabile
variabile bullet, che possiamo valorizzare col proiettile che vogliamo. Io scelgo il mio bell'avocado, basta trascinarlo. Ecco qui. Bene ragazzi, ora che abbiamo scritto il nostro primo codice, avviamo il gioco per vedere se funziona. Eccoci qua. Se clicco col mouse, non succede nulla. O meglio, se osservo la gerarchia, vedo che degli avocado vengono creati. Se passo alla scena e vi clicco, eccoli qui. Vengono creati, ma tutti nella posizione iniziale, con coordinate 0. Ma io voglio crearli nella posizione della bocca del bazooka. Usciamo dal gioco. E ricordi, lo script di sparo è connesso alla bocca del bazooka. Questo mi permette di accedere facilmente alla sua posizione. Basta accedere al componente transform e selezionare, punto, la sua posizione. Questo valore posso passarlo come secondo argomento alla funzione instantiate. E non solo, posso passare anche la rotazione. Ecco qui, vediamo un po'. Fantastico! Ora i proiettili vengono creati con la posizione e orientazione corretta, ma rimangono sospesi a mezz'aria come se non fossero soggetti alle leggi della fisica. Mi sento dentro Matrix. Per rimediare, basta assegnare al prefab avocado il componente rigid body, che gli conferirà proprietà fisiche, fra cui la gravità. Bene, ora i proiettili cadono, ma non mi basta. Voglio che, appena creati, vengano sparati con forza in avanti. Basta implementare l'ultima istruzione, assegnare una forza al proiettile. Innanzitutto, prendiamo il proiettile creato dalla funzione instantiate. Lo salvo su una variabile di tipo GameObject che chiamo BulletInstance, perché rappresenta un'istanza, cioè una copia del proiettile prefab. Andiamo a capo, così si legge meglio. Ecco, ora sull'istanza devo accedere al componente RigidBody, perché è lui che gestisce forze, gravità e tante altre proprietà fisiche. Per accedervi chiamo sull'istanza il metodo getComponent, specificando fra parentesi angolari RigidBody. Dopo le parentesi, su di esso chiamo addForce, per aggiungere una forza, appunto, specificando il vettore che deve essere direzionato in avanti e il tipo di forza. Nel nostro caso vogliamo un impulso. Ecco qui ragazzi, andiamo a capo che si legge meglio. E non dimentichiamo il punto e virgola. Beh, ora i proiettili vengono sparati in avanti, ma in modo molto debole. Allora moltiplichiamo il vettore forza di 10 volte, anzi di 20. Proviamo a cliccare. Ecco, così sì che si ragiona. Fantastico ragazzi, abbiamo programmato un bazooka spara avocado. Ma siamo solo all'inizio. Nella prossima puntata andremo a creare dei mostri con facce terrorizzanti, che inseguiranno il giocatore apparendo da ogni direzione, e ovviamente esploderanno se colpiti dai nostri avocado. Vedremo anche come esportare il videogame per giocarlo su qualsiasi PC. E beh, scrivetemi nei commenti che altro volete vedere nella prossima puntata, e lasciate tanti like, così capirò che vi interessa e la realizzerò il prima possibile. Iscrivetevi per non perderla, che ci vediamo presto. Grazie ragazzi, statemi bene e come sempre buona programmazione.